Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Luigi, ci siamo imbarcati sulla nave per Tolbi e alla fine ci siamo arrivati. Siamo arrivati a Tolbi per il Colosseum, ma non siamo ancora entrati. Siamo in questa zona qui di terra, a ovest, per voi è di qua, per me è di qua come al solito, a ovest di Tolbi, in questa zona, perché dobbiamo trovare, come al solito, per l'ultima volta, un Digin. Eccolo qua. Lui è un po' stronzo, purtroppo, come per la maggior parte delle volte, perché, cavolo, come ve la spiego? È quello che più mi fuggiva. Era quello che più mi fuggiva da bambino. E non capivo se era colpa mia che ci mettevo troppo ad ucciderlo e se era lui veramente bastardo che scappava a prima vista. Meteor colpo. Secondo me riesco ad ucciderlo facile, senza troppi problemi adesso. Vediamo. Dai, che ce la famo tranquilli. Ma sì, attacca anche tu. E tu bastonalo. Secondo me da bambino ero veramente under level per queste zone a questo punto. E non ho idea di come io abbia finito il gioco, veramente. Brinata si unisce a squadra. Stavo per dire a chi, però non volevo dire che si era unito a Ivan. Diamo la mia e vediamo. Vabbè, non è chissà quale grande, diciamo, vantaggio per lei, ma passarlo agli altri sarebbe peggio, quindi. Mia credo che la lascerò pura d'acqua. Ivan, Garrett, Geko, vediamo un attimo come gira la cosa. Però sono contento che siamo a 5 d'acqua, 5 di vento, 5 di terra, ma 4 di fuoco. Dobbiamo un attimo recuperare con Garrett. E finalmente, dopo tanta fatica, siamo arrivati a Tolbi. In realtà sto andando dalla parte sbagliata però. Eccoci finalmente arrivati a Tolbi, la città del Colosseum e della cacchio di fontana dei premi. Vuoi tentare la sorte del gioco della fontana di Tolbi? Davvero? Beh, vai pure avanti tu. Leggiamo. Girato di spalle tira una moneta nella fontana di Tolbi. Se hai fortuna potrà succedere qualcosa di bello. Abbiamo 6 monete noi. Partiamo da questo presupposto. Allora, prima di entrare, anzi, forse sarebbe meglio prima tentare la fortuna, poi entrare dentro i negozi. Levati. Ah, guarda un po'. Una cesta con dentro il pane, va bene, grazie. La chiesa, che non ci serve. A me serve... Oh, ho sbagliato strada. Ehi, hai visto qualcuno con questa faccia? No. Dove cavolo sarà finito? Ma Babi dov'è? Non lo vedo da nessuna parte. Guardiamo un po' in giro. Sera. Dove cavolo è la locanda? Oh, ma guarda un po'. Come ci arriviamo qui? Credo che dobbiamo fare un giro un po' più lungo, vero? Allora, lì c'è una piantina da far crescere. Levati. Scendiamo di sotto. Ecco qua. Facciamo crescere la piantina. Avevo appena lamentato il fatto che avevamo pochi digin di fuoco. Ecco fatto. Tutto risolto. Più che altro che mi devo rifare il giro adesso. Ecco qua. Ti prego non dirmi che dobbiamo combattere. Ah, perfetto. Quale digin di fuoco sei? Brace. Dovrebbe fare danno di fuoco se non ricordo male, vero? Restituiscono PP alla squadra. Ancora meglio in realtà. Vediamo. Su Ivan è una perdita, però aspetta. Su di lei... è una grande perdita. Se lo prendiamo noi invece, sia io che Ivan ci guadagniamo, perché noi aumentiamo le statistiche e Ivan pure a parte la fortuna. Il problema è che volevo tenere Africo proprio per il Colosseum adesso. Vabbè, lasciamolo spento per adesso, dai. Ce la vedremo quando ce la vedremo. Ah, ciao voi due. Se solo fossimo arrivati un po' prima ci avrebbero fatto entrare. Dannazione. Oh no, siamo arrivati a Tolbi per miracolo e non possiamo vedere il Colosseum. Ma cosa ci siamo venuti a fare? Prendevate il treno.
La ruota della fortuna. Se tu hai 30 biglietti di gioco, vuoi usarli? Non adesso. Non è il momento, grazie. Palazzo di Babi. Proviamo a cercare allora questo Babi. Chissà dove è finito. Avete visto dei soldati di Babi in città? Quindi non l'hanno ancora trovato. Oh, grazie signora. Meno male che mi fa dormire. Potete usare questi 4 letti. Andate subito a dormire. Già. Buonanotte. Oh, finalmente. Oh, che sonno. Non pensavo che avremmo trovato un posto per dormire. Meno male. Riposiamoci per domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Ed eccoci belli riposati. Buongiorno. 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 Andiamo a fare colazione. Bene, Jaco, ci aspetto una giornata impegnativa. Come tutte le altre, aggiungerei. La verità è che è importante che abbiamo recuperato gli HP e gli SP, poi... Una medaglia di gioco fa sempre comodo. Volete partecipare al Colosseum? Beh, allora dovete muovervi. Sono già iniziate le gare preliminari, andate subito all'arena. E chi è questo? Yodem, Yodem! Siamo andati alla grotta di Altmiller, come ci hai comandato. Allora, avete trovato tracce di Babi? No, signore. È stato inutile. Yodem, perché ci hai mandato a cercare i Babi in un posto simile? Perché Lord Babi dovrebbe entrare da solo in un posto così pericoloso? È... inconcepibile, è questo che stavi per dire. La grotta di Altmiller è un luogo pericoloso. Se Babi è andato là da solo, un mostro potrebbe... Sapevo che la grotta di Altmiller è singolare. Lo sapevi? Ma allora perché ci hai mandato là? Non è la prima volta che Lord Babi fugge. Vuol dire che Lord Babi è già scomparso altre volte in passato, Yodem? Già. E dove si era nascosto? Una volta seguito Lord Babi. Ero certo che sarebbe andato alla grotta di Altmiller. Hai già esplorato quella grotta, Yodem? Cosa faceva in quella grotta? Appena entrato Lord Babi scomparve sotto i miei occhi. Scomparso? Vuol dire che hai perso di vista Lord Babi? No, vuol dire che è scomparso. Entrai nella grotta e lo seguì, ma Lord Babi era scomparso, senza lasciare traccia. Provai a seguirlo molte altre volte. Ogni volta pochi secondi dopo essere entrato nella grotta scompariva. E pensi che Lord Babi sia tornato lì anche stamattina, Yodem? Ma se in passato è sempre ritornato dalla grotta di Altmiller, tornerà anche questa volta, no? No, questa volta è diverso, qualcosa non quadra. Cosa intendi dire? Intanto è strano che Lord Babi si sia allontanato subito prima del Colosseum. Ma non è solo questo. Che altro c'è? Stamattina il letto di Babi non era disfatto. E questo cosa significa? La notte scorsa Lord Babi non ha dormito nel suo letto, e questo è strano. Lord Babi è introvabile dalla notte scorsa. Questo è un particolare inquietante. Non l'aveva mai fatto prima d'ora. Non sapevamo che mancasse da così tanto tempo. Non penserei mica che Lord Babi sia stato ucciso. Nei, non scherziamo. Sono certo che Lord Babi sia ancora vivo e vegeto. Beh, senz'altro. Ora vado all'arena al posto di Lord Babi. Dovete trovarlo. Continueremo le nostre ricerche. Certo. Lord Babi, dove sei andato? Già, chissà dove è andato Lord Babi e chissà dov'è questa grotta di Altmiller. Dovremmo andare a cercarla, no? Ciao, tu chi sei? Babi mi tiene in ostaggio per completare il suo faro all'Alivero. Potrò mai ritornare a casa mia?
Anche se fuggissi dal palazzo di Babi, non potrei mai raggiungerla lì vero da sola. Non potrei mai attraversare da sola il terribile Suhala, che penso sia il deserto. Hai appena... No, niente. Qualcuno si è accorto, eh? Galleria del Colosseo. Peccato che al momento ci porti solo agli spalti e niente più. Sono forte. Non riesco ad alzarne, è troppo pesante, cazzo. Mi è venuta l'ernia, scusate, cazzo. Sono desolato, scusatemi. Per raggiungere le finali bisogna superare molte lotte. Quel guerriero non ha passato le eliminatorie, quindi non parteciperà alle finali. E allora non ci rimane altro che fare che trovare questa suddetta grotta. Prima però vorrei fare, come vi dicevo, i miei tentativi qui alla fontana. Ovviamente facciamo un salvataggio, perché non si sa mai. Quello che dobbiamo ottenere sono un po' di oggetti. Il problema qual è? Al momento abbiamo solamente 7 medaglie. Non sono tante, non sono pochissime. Però dobbiamo ottenere un po' di oggetti noi. Quello che dobbiamo fare al momento è centrare quello al centro. Il primo giallo e il secondo giallo. Questi sono i 3 principali. Il resto poi lo vediamo. Dobbiamo iniziare da quello centrale. Dobbiamo aspettare che tutte le creature siano verso la sinistra. Purtroppo questa roba è molto di pazienza e poco più. Dai, dai, dai. Perfetto. E già il primo tiro è stato al centro. Grandioso. Armatura mistica, uno degli oggetti a cui puntavo. Ottimo. A ogni tiro io salvo. Punto. Ora... No, che sfiga. Questo è stato orribile. Questo è stato orribile. Dovevamo puntare al terzo. Non la voglio quella pozione, te la puoi ficcare nel culo. No, di nuovo al centro. Vabbè, non importa. Volevo anche il centro, ma volevo già togliermi quello più difficile che è il terzo coso. Ottimo, la lama omicida la volevo. Vabbè, va bene, va bene, non mi lamento. La lama omicida è buona, è ottima come arma. Questa, anche nel momento in cui dovesse arrivare un'arma superiore, ce la portiamo comunque dietro. La voglio portare nel prossimo gioco. Purtroppo qui è tutta questione di molta fortuna e a volte anche sfortuna, perché purtroppo ti deve capitare che riesci a beccare la zona giusta. Dai, dai. No! Volevo il secondo giallo, non il primo. Ah, cosa otteniamo? Vabbè, potrebbe esserci utile al momento. 2 lame omicide, eh? 291, E a Ivan quanto farebbe? 181, che non sarebbe male. Però per il momento la diamo a Garrett. No, che sfiga! Era perfetta questa se rimaneva sul giallo. Però non è andata totalmente male. Incredibilmente, tra l'altro. Questi sono quegli RNG un po' culati. Allora, questo è buono, ma non per Garrett. Per Garrett c'è un altro equipaggiamento a cui dobbiamo puntare al momento. È per quello che dobbiamo fare attenzione, purtroppo. Yes! Ti prego, ti prego. È sul giallo. È per quello che dobbiamo fare attenzione. È il ninja? Yes! Vai! Vai, vai, Garrett! Oggi ci va di culo! Questo ci è utile perché aumenta anche l'agilità. E Garrett, lo sappiamo, è una tartarughina, lui poverino. Già. Allora, in questo momento Garrett è più agile di Mia. E in teoria non è così sbagliato. E anzi, se gli togliessimo gli scarponcini a Garrett, diventerebbe più veloce di tutti. Abbiamo altre 2 monete. Cosa puntiamo? Un altro Ninja Hood o puntiamo a qualcosa per Mia? Bella domanda. Vediamo come ci gira. Malissimo. Ma in realtà neanche male, Il kimono non è male. Più agilità e resistenza al fuoco.
Che vabbè, parliamone. Però, per Mia, al momento, sarebbe perfetto. Proviamo a rigirare ancora un po' la fortuna. C'è un altro oggetto che vorrei ottenere. Dobbiamo puntare al viola, a quello il secondo. Che culo. Ti prego, dammi quello che spero. Dai. È buono, ma non è quello che volevo. No. Puntiamo prima di tutto ad ottenere gli oggetti che ci servono veramente. Le ultime medaglie che otterremo più avanti, se ci otteniamo dei doppioni, tanto meglio. Ok. Vediamo se stavolta ci è andata bene. Yes! Fantastico, un abito da sera. Che è esattamente quello che volevo. Stiamo ottenendo effettivamente tutto ciò che mi serve. Sono equipaggiamenti unici che puoi ottenere solo qui e che soprattutto ti aumentano le statistiche in modo buono. Puntiamo di nuovo all'armatura. Ho deciso. Per l'armatura è facile, dobbiamo puntare al centro. Dai che vai al centro. Perfetto. Ti prego, dammi quello che mi serve. Non darmi un'altra lama, per favore. Andata. Perfetto. Allora, la lama omicida è buona. Averne tre non sarebbe male, ma due per il momento vanno benissimo. Anche per Garrett, armatura mistica. Possiamo finalmente andare nei vari negozi e comprare la roba in teoria più debole di quella che abbiamo appena ottenuto. Non mi sembra che hai nulla. No, forse questo. Bacchetta gelo 167, questa 174. Beh, oddio, non sarebbe male, eh. Compriamola, diamogliela a Ivan. E quello vecchio lo teniamo ancora. Vediamo a Mia quanto gli dà. 191. Hai voglia, vai. Una linfa vitale. Per 3000, volentieri, grazie. Va bene, andiamo a cercare la grotta ora.